E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Fa freddo, è arrivato il freddo, domani arriveranno nel Bresciano le nevicate. Allora oggi sono qua nel podere per cercare di sistemare al meglio tutto il possibile. Quindi vuol dire che do un'occhiata bene alle galline, pomperò un pochino di più il mangime, gli ho portato comunque acqua calda in modo tale che possono riscaldarsi. Oggi è una giornata col sole, abbiamo circa un grado, quindi fa freddo, la temperatura è abbastanza rigida, durante la notte scende a meno 5, quindi i lavori che devo fare oggi sono prima di tutto cercare di mettere più paglia possibile all'interno del pollaio in modo tale da dargli un isolamento il più possibile ottimo. Come ho detto, pomperemo il mangime e poi vi faccio vedere i tunnel che userò, che metterò appunto per le fragole. Infatti è vero che le fragole resistono al freddo, ma il mio terrore più grande è la neve. Infatti il problema grosso che ha la neve è che sotto gli 0 gradi incomincerà a gelare, quindi si trasformerà in ghiaccio. Questa cosa qua potrebbe essere veramente veramente pericolosa per le nostre fragole, quindi l'obiettivo di oggi sarà quello di montare dei tunnel. Ne vedremo di due tipi, vi darò qualche consiglio. Fa veramente freddo, quindi un goccino di grappa, ci tiriamo un attimino su con il morale e col calore e andiamo a lavorare. Lenze, eccomi qua, ho portato un pochino di cibo. Eccomi qua. Signorine mie, sì, lo so che tu sei il gallo, sei un uomo. Allora, mi metto un po' di cibo. In modo tale che ce l'abbiate. Ancora? Sì, un po' più. Forza, venite a mangiare, dai che devo pulire il pollaio. Forza, mangiare che fa freddo. Ora, mentre loro mangiano, oggi non so, sono un po' diffidenti. Vediamo perché. Mentre loro mangiano, vado a mettere un po' di paglia, come vi dicevo, nel pollaio. È già abbastanza isolato bene, infatti non ne metterò troppa, però abbondiamo un attimino. Ho usato questa volta un pochino di più di mangime di completamento perché gli dà energia, e visto le temperature, oltre all'acqua calda che gli ho portato, il pane minimo così caldo, si scaldano un attimino di più. A questo punto credo che sia obbligo chiarire due o tre cose che ho paura che vengano fraintese. Stiamo mettendo i teli non per proteggere le nostre fragole dalla neve. La neve pesa troppo, qualunque struttura usiamo, a meno che sia veramente salda, comunque non reggerà il peso della neve. Ma sto agendo d'emergenza in previsione del gelo che ci sarà, quindi domani mi toccherà passare e cercare di spostare più neve possibile, proprio perché non si abbia quell'effetto di schiacciatura appunto dato dal peso della neve. I teli non mi bastano perché li avevo in magazzino e volevo usarli per altri scopi, per altri usi, eccetera eccetera, ma il rischio di buttare via tutte le fragole è troppo alto, quindi per due colle su sei ho potuto usare i teli. Ora vi faccio vedere invece un altro modo che si può utilizzare per intervenire un pochino d'emergenza. Infatti ho dei teli,
trasparenti, in verità sono gialli, sono quelli anti-raggi UV, però vanno bene lo stesso, che possono aiutare comunque le nostre fragole a mantenere qualche grado in più e soprattutto a non gelare. In parte i teli metto, e nei futuri tunnel metterò, delle assi, possono essere assi pietra oppure la semplice terra. Il problema è che ora non c'ho voglia di rivoltare altra terra per mettergliela sopra. Cosa farò? Più semplicemente metterò delle assi di legno abbastanza pesanti, metterò dei tubi di ferro in modo tale da ancorare i bordi al terreno e mantenere un effetto abbastanza compatto e non permettere soprattutto al grande nemico che abbiamo, che è il vento, di andare sotto, quindi dentro il nostro tunnel, e quindi creare l'effetto vela facendosi saltare tutti i tunnel. Quindi vi porto ora con me, vi faccio vedere il telo che sto utilizzando, dopo vediamo tutti i vari step. Ribadisco, è un lavoro fatto d'emergenza. Sono andato un attimino al risparmio perché voglio coprire tutte le fragole, non avevo tutto il materiale utile, però ragazzi, cioè, l'agricoltura è fatta anche di questo, un po' di fai da te, un po' di ingegno, e cerchiamo di portarci a casa il risultato. Quindi venite che vi faccio vedere tutto. Riassumendo, oggi cosa ho fatto? Ho protetto le mie fragole, ma come le fragole potete proteggere qualunque altro vegetale proprio dal freddo. Mi raccomando, la serra non è una serra antineve, la neve è molto molto pesante, quindi dovremo andare a togliere la neve il più possibile, ma proteggeremo dalla gelata i nostri ortaggi, nel mio caso le fragole. Ho fatto, come vedi, tre tipi di fragole. Ho utilizzato dei tunnel che ci sono in commercio con tutti i loro gancini belli, con la passatoia appunto per appunto le spranghe di ferro, i filamenti di ferro, veramente belli, però non mi bastavano perché mi ha colto un po' alla sprovvista questo freddo. Quindi che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto inventarmi. Ho ritirato fuori dal magazzino questa vecchia serra fatta tutta di tubi in PVC e ho usato solo il tetto. Dopo ho messo sopra un telo fissandolo bene. Ora qua mancano ancora le parti perché devo andare ancora a prendere tutte le assi, pezzi di ferro proprio per cercare di non far fare l'effetto vento. Poi con i cellophane avanzanti ho improvvisato alcune serre. Come vedi, oggi ho imparato anch'io che non per forza c'è da andare a comprare sempre la roba iper professionale, andare a spendere soldi, ma molte volte con l'ingegno, fermandosi, pensando, si trovano soluzioni geniali come quella. Molte volte davvero abbiamo in magazzino un sacco di cose e forse anche questo qua è un po' l'insegnamento. Puoi andare a prendere qualunque strumento, il più figo del mondo o altro, però quello che lo fa funzionare bene è la tua testa. Quindi mi raccomando, sempre tanta passione ma anche tanto ingegno. Ora sta per incominciare a nevicare, qualche fiocco di neve incomincia già purtroppo a vedersi. Metto i tubi finali proprio per ancorare bene il tutto al terreno e niente, mani incrociate, o meglio, dita incrociate, e speriamo che non sia la nevicata del secolo come stanno dicendo. In quel caso lì dovrò pensare davvero se portare le galline anche in un altro posto, perché se le strade incominceranno a essere impraticabili con la nevicata del secolo, boh, lasciarle qua per qualche giorno soli con quelle temperature non so se mi fiderò. Però questo lo vedrai aggiornato continuamente su Instagram, mi raccomando seguimi, perché metto tutti gli aggiornamenti di giorno in giorno. Quindi se il video ti è piaciuto metti un bel mi piace, raccontami nei commenti tu che cosa stai facendo per prepararti al gelo. So che già metà Italia è proprio sotto la morsa del freddo e della neve. Iscriviti al canale e niente, al prossimo video, ciao a tutti.